Il processo che vede coinvolte Magdalena e Lara è giunto al termine e finalmente questa sera conosceremo il risultato di questo processo. Sapremo se Magdalena e Lara saranno condannate per la compravendita del piccolo Tommaso. Abbiamo da una parte Magdalena che ha fatto un accordo con Roberto Ferri, che sappiamo che Roberto non si è mai voluto arrendere all'idea di perdere Tommaso, e quindi è per questo motivo che lui ha fatto venire a Napoli la zia di Ida, le ha dato veramente tanti soldi in cambio della sua testimonianza, ovvero Magdalena doveva testimoniare contro Ida, cosa che alla fine ha fatto. Infatti Magdalena ha rispettato gli accordi con Roberto, infatti ha dichiarato che era stata la sua l'idea di dar via Tommaso, ma è stata di Ida l'idea di avere in cambio dei soldi. Quindi c'è stata una vera e propria compravendita, no? Io ti do Tommaso e in cambio mi dai dei soldi. E quindi ha dato tutta la colpa a Ida per quanto riguarda la compravendita del piccolo Tommaso. E questa mossa, sappiamo appunto che dietro c'era Roberto Ferri, che il suo obiettivo era quello di screditare Ida, di metterla in cattiva luce in modo tale che non le venisse affidato Tommaso. Mentre invece dall'altra parte abbiamo visto Lara che aveva accettato di aiutare Ida testimoniando il falso, nonostante questo andasse, cioè, sappiamo che adesso Lara sta facendo il suo percorso di redenzione, no? Lei che ha detto che non voglio più mentire, non voglio più mischiarmi in certe cose, però se la mia menzogna servirà a far riavere indietro Tommaso a Ida, allora lo farò. Ed è per questo che, cioè, ed è così che Lara si è convinta a fare un accordo con Diego e Ida. Testimonianza che però in realtà non è mai avvenuta, perché la sera prima di quando Lara in teoria doveva andare a testimoniare, è stato aggredito Roberto Ferri. C'è stata l'aggressione a Roberto. Prima dell'aggressione Lara e Roberto hanno avuto una litigata molto pesante, durante la quale oltretutto Lara lo ha anche ferito, gli ha fatto dei graffi sul volto, e Roberto, dopo che è uscito da casa di Lara, è stato aggredito. E inizialmente, ovviamente, la polizia ha cominciato a indagare prima su Marina e poi su Lara, visto che Roberto usciva da casa proprio di Lara. Ma alla fine abbiamo scoperto che la colpevole di questa aggressione è stata Suor Maura. Suor Maura, proprio lei che sta aiutando Lara in questo il suo percorso di redenzione, la sta aiutando a cambiare vita. Ed è stata proprio lei che per aiutare Lara ha aggredito Roberto Ferri. E quando Suor Maura poi ha rivelato tutto quanto a Lara, lei ha cercato di convincerla a non andare a costituirsi la polizia, perché Lara ha detto, cioè lei ha fatto un unico errore nella sua vita e non è giusto che paghi per questo unico errore. Lasci che incriminano Marina. Lei sì che ha combinato delle cose orribili in passato, le è sempre andata liscia. Lei invece no, lei è una persona buona, lei mi sta aiutando tanti poveri, tante persone bisognose. Pensi a loro, come faranno queste persone ad andare avanti se lei finirà in carcere? E inizialmente sembrava che Sor Maura si fosse convinta, no, di non andare alla polizia, ma poi alla fine abbiamo visto che Sor Maura è andata a Palazzo Paladini per parlare con Roberto Ferri. E Roberto, quando si è trovato Suor Maura lì, è rimasto ovviamente spiazzato. Nessuno si sarebbe aspettato che Suor Maura andasse di persona a casa di Roberto Ferri. Ed è qui Suor Maura che ha confessato a Roberto di essere stata lei ad aggredirlo. Suor Maura che ha detto: "Ma scusi, ma lei non ricorda proprio niente dell'aggressione. Guardi che quando lei è uscito da casa di Lara, io ero lì. Noi abbiamo avuto una discussione terribile e a un certo punto io l'ho colpita col mio bastone e l'ho colpita talmente forte che pensavo di averla uccisa." E
E questa è stata la confessione di Suor Maura. E Roberto, poi abbiamo visto che dopo ha chiamato la polizia, è arrivato l'ispettore Torre che ha preso Suor Maura e l'ha portata in commissariato. E, insomma, è stata tosta questa scena di Suor Maura che sale sulla volante e portata via dalla polizia. E quindi, insomma, Suor Maura finirà, a quanto pare, in carcere, e questo è stato un colpo di scena eccezionale, anche se molti di noi avevo avuto il sospetto che la colpevole effettivamente fosse lei, fosse Suor Maura. E arriviamo al processo. Abbiamo visto ieri sera questa bella puntata con tutti i vari stati d'animo dei personaggi, delle persone coinvolte. Lara, che prima di uscire di casa ha contattato Suor Maura, le ha lasciato un messaggio vocale dicendole che le farebbe molto piacere vederla lì in aula. Lara non sa che Suor Maura in realtà ha confessato tutto ed è già dalla polizia, questo lei ancora non lo sa. Poi abbiamo visto Roberto Ferri che invece ha cercato di contattare Marina per dirle appunto che la persona che l'aveva aggredita e l'aveva aggredito ha confessato, e che insomma oggi c'è l'esito del processo, quindi una giornata molto importante per lui e che spera di poter sentire Marina da lì a breve. E poi c'è Ida che spera con tutto il cuore di riuscire ad avere indietro Tommaso, e quindi insomma, la tensione di Ida ci sta tutta, perché questo, insomma, per lei è il punto, insomma, della svolta, no? Che se gli viene affidato Ida, cioè se gli viene affidato Tommaso, insomma, lì è la vittoria di Ida, possiamo dire. Fatto sta che appunto la puntata di ieri sera si conclude con Ida e Diego che arrivano in tribunale, cioè ci sono questi sguardi. Prima Roberto guarda malissimo Ida che guarda Magdalena, e poi Lara che inizialmente accenna un sorriso a Ida, ma Ida non ricambia. E sappiamo che lei doveva testimoniare al processo, ma il giorno prima, la sera prima, c'è stata l'aggressione a Roberto e Lara non si è presentata a testimoniare. Non si è presentata perché la sera prima si è ubriacata. Non si è svegliata in tempo e ha deciso quindi una volta che è stata svegliata dall'avvocato che gli diceva dove sei, guarda che qui stiamo aspettando tutti quanti te, lei alla fine ha deciso di non andare, di non testimoniare a favore di Ida. E a questo punto stasera ci sarà l'esito di questo processo e secondo te come finirà? Lara e Magdalena saranno dichiarate colpevoli per quanto riguarda la compravendita del piccolo Tommaso oppure no? E chi sarà affidato il piccolo Tommaso? Vedremo se finalmente Ida riuscirà a riavere indietro suo figlio. Scrivi nei commenti il tuo pensiero, se pensi che Lara e Magdalena saranno condannate oppure no. Ti invito anche ad iscriverti al canale YouTube LVS La Vera Squadra, perché solo così potrai rimanere aggiornatissimo sui prossimi video in uscita, su Un Posto al Sole, sulla squadra e anche su tanti altri argomenti. E noi a questo punto ci vediamo più presto con un nuovo video.